onestamente, le giornate, come diceva Orlando, mi scorrono abbastanza veloci con i bambini, ti dico la verità, anzi. Sono fortunato perché sono parecchio impegnato e non voglio far passare un messaggio sbagliato, però onestamente in questo periodo qua, rispettando quelle che sono le regole del decreto, mi sto godendo tanto la famiglia, perché comunque noi abbiamo la fortuna di essere in una posizione privilegiata, penso. All'inizio non dico che l'avevo presa un po' sotto campo anch'io, però non la reputavo così pesante. Purtroppo col passare dei giorni, come si vedono dai telegiornali e tutto, a Bergamo sta diventando sempre peggio. Anch'io sentendo i miei genitori dicono che c'è un po' un clima surreale. Si parla di ambulanze ogni 10 minuti, ospedali pieni. Addirittura il rischio è che se qualcuno si fa male o gli succede qualcosa di andare in ospedale non può, perché l'ospedale è veramente pieno, non si sa più cosa fare. Ora stanno costruendo un altro ospedale lì a Bergamo per ampliare i posti e con più respiratori e tutto, però diciamo che la situazione a Bergamo è veramente un po' pesante. Ogni giorno sto guardando le news così per tenermi informato, sento tutta la mia famiglia. Per ora la mia famiglia è tutto bene, però bisogna stare molto attenti veramente. Tu comunque non puoi andare in ospedale a aiutarli, non puoi far niente, devi stare lontano da tutti. E io sapere anche quella cosa qui, che comunque non posso stare con la mia famiglia, roba così, qui la situazione magari è un po' più tranquilla, diciamo, quindi vabbè. Però io già 2 o 3 settimane fa dicevo a tutti, per favore non andate a lavorare, venite qui. Addirittura io volevo far venire qui tutta la mia famiglia, farli stare qui. Però non facevano già più uscire nessuno, robe così. Perché veramente adesso Bergamo è diventata pesante. Loro mi dicono che possono uscire solo per fare la spesa, ma escono veramente raramente, una volta a settimana, oppure la frutta, così la fanno arrivare a casa. Perché anche uscire, andare al supermercato è diventato un rischio. È difficile veramente ipotizzare di portare questo campionato a termine, poi che si possa fare di tutto per trovare il tempo per finirlo. I giocatori sono quelli più a disposizione di questa cosa, nel senso che noi dipendiamo da quello che sceglieranno altre persone. Ad oggi è difficile, come avete detto voi prima, adesso in questo periodo qua o tra non molto tempo, a nessuno credo interesserebbe andare a seguire lo sport, onestamente. C'è chi pensa possa essere una valvola di sfogo, ma ad oggi la vedo veramente una cosa forzata. Per me andrà risolto prima quello che è il problema principale, e poi oggi non bisogna nemmeno nascondere appunto quest'idea che si fa fatica a tirar fuori di quella che potrebbe essere lo stop anticipato del campionato. Faccio fatica proprio a parlare di una ripresa del campionato, mi viene difficile. Poi non so, come ci auspichiamo tutti, la situazione si evolve in maniera positiva e veloce, allora potremmo ritornare a parlare di un'eventuale ripresa, ma ad oggi credo sia veramente difficile parlare di questo. Penso che sia comunque l'Italia, comunque come tutto il mondo, ne abbia bisogno, anche per gente che magari sta in casa, vedere una partita così far passare del tempo può essere molto d'aiuto. È chiaro che comunque se pensiamo che tra un mese, per esempio, Bergamo riapra lo stadio con tutta la gente, secondo me non è plausibile. È un'apertura totale da parte dei calciatori, ma credo che poi bisognerà vedere modi e maniere, ecco, perché comunque la Serie A è un mondo, la Serie B è un altro e la C è ancora un altro mondo come ingaggi. Ma credo sia una cosa che verrà quasi da sé, ma perché è proprio il sistema calcio che dopo dovrà ripartire. Sicuramente le società non se la passeranno bene nel programmare quello che è il futuro. Sarebbe bello che il paese riparta e magari quest'estate vedere qualche partita appunto allo stadio, non a porte chiuse. Potrebbe essere anche un modo per ritrovare un po' i piaceri, no? Che erano venuti a mancare ultimamente. Quindi ci auguriamo tutti che si possa tornare alla normalità. E l'augurio più grande va fatto appunto ai lavoratori veri che
mi sento di dire magari sono altri in questo periodo rispetto a noi calciatori, che possano con le loro aziende ricevere un aiuto e che tutti possiamo appunto ripartire velocemente, solo questo.